Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina, lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio posto di lavoro, verso il mio negozio. Io ho un'azienda informatica a Siracusa e chiunque volesse venire a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina, la domenica chiuso per riposo settimanale. Oggi mercoledì 17 aprile 2024. Allora, di cosa iniziare a parlare? Nel testo ho scritto Tari, Flaminia e ricordi, foto, video. Iniziamo a parlare di Tari. Nei giorni scorsi, fino a ieri, vi ho detto purtroppo che ci sarà un aumento. In questi casi si gioca a rimbalzare la colpa di chi è, probabilmente la colpa e della regione perché non è riuscita a trovare dei percorsi per smaltire i rifiuti a dovere, per cui aumentano le tariffe. Ma io oggi non vi voglio parlare di aumenti di tariffe, oggi voglio parlare di mancanza di servizi. Di due. Uno, abbiamo parlato già ieri, ma voglio ritornare sull'argomento perché diversi mi avete mandato un messaggio in privato. Arenaura. Perché il CCR di Arenaura ad oggi oramai passati diversi anni, risulta ancora chiuso. Non lo sappiamo, ma il problema è che con un solo CCR, di fatto quello di Targe, il meccanismo di aumentare la percentuale risulta comunque bloccata, perché abbiamo noi la parte, diciamo, nord della città che comunque fatica non poco ad andare a conferire i rifiuti lì. E sarebbe un toccasana perché permetterebbe di aumentare anche di qualche punto percentuale appunto questo tipo di introito, perché alla fine voglio ricordare che per le casse comunali la raccolta differenziata è anche un introito perché il comune vende di fatto il rifiuto. Un altro problema che riguarda la Tari è la incredibile ma vero non possibilità da parte di chi vuole pagare di poter pagare. In che senso? Un paio di cittadine, sono donne, mi comunicano l'impossibilità, perché magari non sono qui a Siracusa, sono fuori, di ricevere bollettini Tari. Cosa è successo fino ad oggi? Fino ad oggi è successo che scrivevamo noi come Comitato Attivisti Siracusani alla mail dell'ufficio tributi e chiedevamo per nome e per conto del simpatizzante, attivista, socio, amico, quello che è, cognome e nome e codice fiscale dell'utenza Tari, di avere appunto la copia dell'utenza. Adesso qualcosa all'ufficio tributi è cambiato perché probabilmente sarà cambiato il dirigente. La nuova dirigenza invece ci ha risposto dicendoci no, fateci contattare direttamente dall'utente. E qua viene il problema. Perché nel momento in cui l'utente scrive a fiscalità locale chiocciolacomune.siracusa.it, sembra strano, ma gli risponde ogni tanto in automatico la PEC del riscossione tributi. Che è leggermente diversa di fiscalità locale, perché no, scusa, contenzioso tributi, perché ma signora, ma io non ho nessun contenzioso, perché mi risponde sta vecchia? E tu guardi, ci sarà stato un errore, provi a rimandarla e stavolta metta noi per conoscenza. Bene, gli ha risposto un'altra cosa che comunque non è l'ufficio tributi ed è abbastanza anomala. A questa signora è successo questo, stessa cosa a un'altra persona ancora. Quindi c'è una falla nel sistema di informazione del Comune di Siracusa importante, perché queste persone vorrebbero pagare la Tari, ma gli viene negato di avere l'F24 per poter pagare. Curioso. Bisogna aumentare i servizi. Va bene, cambiamo totalmente discorso. Flaminia, stasera alle 20.30 al Cinema Vasquez ci sarà la proiezione di Flaminia. Tecnicamente oggi doveva essere l'ultimo giorno, in realtà
Ho visto che è stato prorogato di un'altra settimana, quindi fino al 24. Ma l'importante di stasera di essere presenti sta nel fatto che sarà presente Rita Bela, che è la nostra attrice concittadina siracusana, che è coprotagonista nel film. Per cui alle 20:30, orario un pochettino diverso rispetto a prima, perché era alle 19:15, ci sarà la possibilità. Ci sono ancora diversi posti. Ho visto stamattina la mappa che la maggior parte dei posti sono stati già prenotati, però alcuni posti ancora nelle prime file ci sono. Se volete, potete, è molto semplice, andate sul sito del Cinema Vasquez, c'è il link, potete comprare il biglietto da lì. Il biglietto costa 5 euro, oggi prezzo cambiato, potete comprare il biglietto. Se non avete carta di credito e non potete comprarlo online, potete contattarmi, mi occupo io di darvi la mano. Boh, ci vediamo stasera alle 20:30. Ultimo ma non ultimo, ho voluto chiamare foto, video e ricordi. Questo è il DVD del mio matrimonio. Ieri è saltato fuori. Ok, vediamoci il DVD del matrimonio. Solo che oramai in casa trovare un lettore DVD è complicato, perché quasi tutte le nuove tecnologie oramai i DVD sono cadute in disuso. Perciò immaginate un po', anche addirittura chi ha filmini nelle VHS, nelle vecchie videocassette. Allora, io ne ho parlato diverse volte, oggi ne parlo nuovamente, breve. Esistono diversi metodi per rendere tecnologia obsoleta alla portata di oggi dei nuovi sistemi. Se volete avere una consulenza su come portare da diversi supporti a nuovi supporti digitali piuttosto che nel cloud e quant'altro, contattatemi al 347 10 97 484 o alla mail proteuscomputersiracusa@gmail.com. Sarà un piacere dialogare con voi e magari farvi vedere come poter trasferire da VHS o DVD o altri formati un po' antiquati a un qualcosa che è consultabile in tempo reale, praticamente, a costi decisamente abbordabili, se non molto spesso gratuiti, e poter far sì che cose del passato possano essere tramandate alle future generazioni. Oggi sembra assurdo, però trovare un DVD in casa è complesso, se non impossibile, perché se ci fate caso ormai è una tecnologia in disuso. Va bene, codice istruzione di oggi 0121, si vincerà lunedì sera alle ore 20:15 un buono Amazon da 10 euro. Me ne vado a lavorare, per chi volesse ci vediamo in negozio, potete venire a trovare anche per i vostri problemi informatici, o altrimenti ci vediamo stasera alle 20:30. Ciao, da Salvo Russo.